Ciao ragazzi, sono Paolo e oggi sono su un nuovo fantastico video. Voglio dare due o tre news, o anzi, una news veloce. Mi sono comprati componenti nuovi del mio PC, quindi penso che, non lo so, lunedì, mercoledì farò un vlog. Non so se vi farò vedere i componenti, però penso mercoledì esca un vlog. Però penso che questi componenti ve li farò vedere nel vlog di mercoledì ancora dopo, perché ho una sorpresa per voi. Ebbene sì ragazzi, come vedete siamo qui su Clash Royale e voglio iniziare una nuova serie insieme a voi. Voglio fare la Road to the Arena leggendaria. Perché questa cosa? Perché mi piace da morire. Clash of Clans l'ho installato e mi ci sono sparaflesciato. Come vedete sono andato avanti in una maniera impressionante. E volevo fare questa Road to Arena leggendaria insieme a voi per portare un contenuto diverso sul canale. Quindi ragazzi, iniziamo subito con il fatto che voglio fare un mega pack opening. Ho 2600 gemme e non voglio perdere tempo, voglio aprire qualche baule magico. Partiamo con il primo baule, vediamo un po' cosa troviamo. Oro, un cannone, una valchiria, arcieri, bombarolo, lapide. Ok, la strega che ogni tanto uso, dopo vi faccio vedere il mazzo e vi spiego un po' velocemente come mi trovo col mio mazzo, con i miei tre mazzi. Abbiamo trovato una epica, quindi va benissimo. Oro. Ah, per ora non me ne faccio di un cazzo di queste carte. Ok, i pekka mi ci vogliono perché devo potenziarli, perché è una carta che uso. Anche la valchiria ogni tanto la uso. Ok, l'arco X invece non lo utilizzo, però è sempre una epica, quindi sta andando benissimo. Terzo baule magico, vediamo un po' cosa troviamo. Moschettiere, sfera infuocata, valchiria. Io voglio barbari. Eccoli i barbari. Possiamo potenziare i barbari e vai. Livello 8. Livello 8 i barbari. Carta razzo non la uso quasi mai. Scheletro gigante. Ogni tanto lo uso quando voglio fare attacchi bomba. Proviamo quinto baule magico. Oro. Goblin lancieri buono che li uso. Non li uso. Vediamo l'epica. Barile goblin. Ok. Penso ultimo chest opening. No, un po' scheletri, frecce, bombarolo, capanna di barbè. Ultima carta. Speriamo qualcosa di utile. Sì, un cucciolo di drago, va bene. Questo è il mio mazzo. Principe, goblin lancieri, pekka livello 5, draghetto livello 3. Barbari, adesso andrò a potenziarli livello 8, la furia livello 2, sgherri livello 7 e scheletrini livello 3. Allora, questo mazzo lo uso quasi sempre perché ha un costo basso ed è molto forte. Abbiamo sia difese aeree che sono gli sgherri e i goblin lancieri, ma ogni tanto al posto degli sgherri io utilizzo la valchiria. Questo è il mio mazzo, poi ho altri mazzi che non uso però quasi mai, perché questo è veramente costoso, 4 SD Elixir. Abbiamo questo poco costoso, che anche questo ogni tanto lo uso, però oggi voglio farvi vedere questo mazzo. Facciamo la prima battaglia, voglio fare alle circa 5 battaglie, voglio vedere come va. Allora, vediamo un po'. Il mio obiettivo di oggi sono 10 corone, come se ci dovesse avere il baule della corona. Partiamo subito, ok, il mazzo all'inizio è perfetto, perché io quasi sempre schiero sulla parte destra principe e draghetto. Ok, lui ha mandato le orde di scheletri e un draghetto. Ok, allora io provo a mandare i barbari livello 8, voglio vedere come sono, perché è la prima volta che li uso a livello 8. Voglio vedere che potenza sono. Ok, punti ferita è veramente basso, che muoiono subito. Come danno buono, come danno ci siamo. Ok, ha messo una lapide. Oh cazzo, ho sbagliato però qui. Vabbè. E allora io devo mettere assolutamente qualcosa che fermi la strega. Rimaniamo un'orda di scheletri, vediamo un po'. Allora, scheletrini, perfetto. Ok, l'hanno uccisa. Allora mandiamo subito col lanciare qua per contrastare il drago con il draghetto livello 3. Vediamo un po' se riusciamo a ucciderlo immediatamente. Ok, sfera infuocata. Va bene, l'ha buttato su. Ok, di là ci mancano 590 punti ferita, quindi ce la dovremo fare. Mando subito dei barbari. Vediamo un po' se riusciamo a uccidere quella torre. Speriamo. No, niente. Allora puntiamo a questa di qua. Questa di qua non ha ancora subito danno. Ciò non va bene. Tanto il pekka avanza. Vediamo se riesce. Ok, non la butta giù, però va bene. Mandiamo un po' un principe di qua, rischiamola, perché se riesce ad arrivare il principe la butta giù in due colpi, anzi forse anche in uno. Ok, mando gli sgherri a buttare giù la strega. Ok, draghetto di qua. No, cazzo, me l'ha messo lì. I barbari non sono ancora riusciti ad arrivare a destinazione. Ok, i goblin lanciari qua, così buttano giù il drago. Una difesa aerea, veloce, una difesa aerea qua. Un pekka qua.
Vediamo un po' se riusciamo a portare a casa questa vittoria. Cazzo, la cosa di qua sta per crollare. Fermiamo questo qua. Cazzo, crolla, cazzo, crolla. Crolla. No, cazzo. No, 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 stiamo pareggiando, non va bene, devo vincerla. Ok, mandiamo il pacca di qua velocemente, mandiamo il pacca di qua. Vediamo se... No, cazzo, il drake non deve andare lì. No! Ok, il pacca forse arriva da solo. Ce la fa. Ce la fa, lo butta giù, me lo sento. Non la butta giù tutta, mandiamo la furia. Ecco la furia. Vediamo barbari se ce la fanno. Draghetto veloce, draghetto veloce, vediamo un po'. Principe veloce. Cazzo, 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 devo portare a casa la vittoria, non lo voglio il pareggio. Il pareggio in Clash Royale è la cosa più odiosa del mondo. Ok, no, allora di là manca 800 punti, ok. Draghetto veloce, draghetto veloce. Cazzo, ha messo due draghetti, la perdo, la perdo. Ok, forse, forse riusciamo a fare un pareggio, forse. Almeno che, no, 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 la perdo, la perdo. No, no, no. Trofei! Porca puttana. Ok ragazzi, seconda battaglia della giornata. Vediamo di portare a casa una vittoria, perché prima è andata una merda. I barbari, se questa volta riuscissero ad arrivare a destinazione almeno una volta. Ok, ok, i barbari vanno, vanno là. No, non ce la fa, non ce la fa. È una cosa impressionante. Stasera non riesco a giocare. Ok, lui ha un mazzo veloce. Mazzo veloce veloce, si vede che piazza sempre goblin. Ok, io devo mandare un qualcosa che inizi a distruggere le torri, se no non ce la facciamo. Ecco, in questo momento io sono bloccato. In questo momento è la parte peggiore del mazzo, perché sono bloccato con le carte. Allora, quelli sgherri non mi fanno paura, perché io devo riuscire a mandare i barbari, che i barbari arrivino alla torre. No, non mi può mandare gli scheletrini, porca puttana. Porca. No, a cazzo. Ok ragazzi, per ora mi sono portato a casa una sola corona nella battaglia di prima, e non va bene. Devo arrivare a minimo 10 corone nell'episodio. Se no, penitenza. Scrivetemi qua sotto se non arrivo a 10 corone cosa devo fare. Ormai l'ho detto. Cazzo, me ne pentirò. Ok ragazzi, manca veramente pochissimo a buttare giù la torre. Intanto mi hanno buttato giù la mia torre. Questa cosa non va bene, non va assolutamente bene. Vediamo un po' se riusciamo a dare un colpo. Dai un colpo, cazzo. Ok, basterebbe due colpi, cazzo. Non ce la facciamo, no, non ce la facciamo. Cazzo, 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 cazzo. Niente ragazzi, mi sa che anche questa partita la perdiamo. E ciò non va bene, non va assolutamente bene. Sì, sì, si sta ribaltando la partita ragazzi, si sta ribaltando. Dai che vinciamo, dai che la vinciamo. Basta una corona, cazzo, devo mandare qualcuno di qua. Devo mandare il principe di qua, assolutamente. Velocemente il principe. Vabbè, c'è il tempo dopo, dai, 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 dai. Ok, ok, ci siamo quasi, raga. Devo arrivare alla torre. Devo arrivare... Questi mazzi, gli avversari così li odio. Non avete idea di come li odio. Lui spawna una cosa ogni pochissimi secondi. Ok, forse ce la facciamo. Dai, buttala giù. Buttala giù. Cazzo, manca 513 punti ferita. Ok, calma, 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 calma. Calma, manda il pecca di qua. Calma, no, cazzo, lui è arrivato. Ci aprono il culo. Me lo sento. Me lo sento. Sto per morire. No, 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 no. I barbari. Dai, cazzo, manca... È tutto mano vostra, barbari. No. No. Porca puttana, pareggiata. Ragazzi, siamo a due corone nell'episodio. Io farò 5 battaglie episodio. E ciò non va bene. Anzi, farò 4 battaglie episodio. Che dovete fa 12. Quindi sì, 4 battaglie episodio. 2 sono già andate. Quindi la sfida l'ho già persa. Quindi ragazzi, scrivetevi qua sotto cosa devo fare per penitenza. Ve lo farò vedere ovviamente nel prossimo video. Ora iniziamo la terza battaglia. Vediamo di fare qualcosa, se riusciamo a vincere. Ok ragazzi, voglio portare a casa almeno 3 corone, così arrivare a mezzo obiettivo. E magari mi fate fare qualcosa che non mi faccia schifo più totale. Cazzo, questo ha già piazzato il coglione qua. No, no, fermi, fermi. La furia. Oh, dove siamo? Piano, rilassati. Intanto il mio pecca laggiù ha quasi fatto tutto il lavoro, perché ora basta un colpo di drago e va giù. Ok, e la prima torre è andata. Il principe farà il suo lavoro anche lui di qua. Quindi vabbè, la furia è meglio non piazzarla ora. Mandiamo gli sgherri. Cazzo, quegli scheletrini. E cazzo, quegli scheletrini lì no, però. Ok, la strega va giù. Mandiamo goblin lancieri contro gli sgherri per vedere se riusciamo a buttarli giù. Pecca contro il principe, così me lo spende tutto il danno con la sua robustezza del pecca. Ok ragazzi, manca veramente poco alla seconda torre, quindi provo a mandare... No, cazzo, non so il pecca. Provo a mandare un principe
Vediamo se ci arriva. No, vedremo il prima. Quindi pensiamo alla prossima carta. Intanto qua lui sta avanzando anche troppo. Mentre io chiacchiero. Andiamo via, la rischio così. Manda anche la furia. Manda un altro draghetto. Qua. Cazzo, la furia è sbagliata lì, cazzo. Ok, due draghetti dovrebbero essere abbastanza. Quella torre va giù e noi ci portiamo a casa due corone. Vediamo un po' se mandiamo anche un principe qua. Ok, no. Fermi lì, Fermi. Mandalo giù. Ok, no, mi sa che la perdo. No, non la voglio perdere. No, mi sfavo, se la perdo ora. Ok, ragazzi, l'abbiamo vinta, anche se con due corone l'abbiamo vinta. E abbiamo vinto anche un baule d'argento. Lo aprirò ora, tanto ho le gemme. E quindi, shoppa, paga. Apriamo subito. Vediamo un po'. 31 di oro, cannone. E sgherri, buono. Ultima partita dell'episodio, vediamo almeno questa di vincerla. Cioè, l'abbiamo già vinta una, però con due corone. Io voglio le tre corone. Allora, ragazzi, la mia strategia è ora buttare barbari e draghetto. Cazzo, la torre inferno, no, la torre inferno, no. Sì, anche il congelamento, vaffanculo. Poi qualcos'altro, ok, l'abbiamo buttato giù, perfetto, buono. Pensavo fosse più difficile da buttare giù. Ok, laggiù ora c'è due barbari e uno sgherro che sta morendo. Sta andando, vediamo se riusciamo a buttare anche la furia. Vai con la furia e vai. L'abbiamo buttata giù. Do di lanciare a buttare giù la capanna lì. Ok, quello che voglio fare è aspettare un attimo. Non aspetto un cazzo perché devo uccidere questo scheletro. Vai col principe di qua. Cazzo, congelati. Però muoio uguale perché la mia arciere preferita mi spacca il culo. Il principe non c'è arrivato laggiù. Messi male. 1400 di punti ferita. Può andare. I barbari faranno il suo lavoro sporco. No, scherzavo. Ha messo la torre inferno. Sto bastardo, pezzo di merda. Forse la butta giù. Ok, niente, scherzavo. Io devo stare zitto. Allora, vediamo un po'. Ah, power rifletti. Mancano 116 punti ferita. Vediamo un po'. Aspettiamo di vedere cosa fa lui. Allora, mette la capanna del goblin lì. Quindi io mando velocemente un pecca. Velocemente un cucciolo di drago. Li buttiamo giù la casa. Mandiamo il principe. Ora è tutto in mano vostra. Cazzo, l'ho messa male. Con la furia. Ok, vediamo se riesce a entrare nella furia. Sì, riesce a entrare nella furia. Cazzo, l'ha congelato. No, pecca. Dai, cazzo, principe. Cazzo, barbaro, è tutto male vostra. Questo lo fermiamo. Dai che lo butta giù. Sì! Ok, ragazzi, il finale col botto. Abbiamo vinto l'ultima partita. Però i punti non bastano, perché andiamo 3-5 e 2-7. La sfida l'ho persa per questo episodio. Apriamo questa chest. Ok. Oh, sto morendo. Quindi, ragazzi, se volete che io faccia la penitenza, mi dovete scrivere qua sotto cosa devo fare. Mi raccomando, ragazzi, voletemi bene, non mi fate fare cose sconce, sporche, difficili, impossibili. Se mi dite buttati in un paracadute, non lo faccio. Quindi, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!